Καλώς ήρθατε! Nella Grecia Salentina, il benvenuto a questo suono. All'ombra del barocco, a pochi passi da Lecce, ancora oggi l'accoglienza è affidata a queste semplici parole, identiche da millenni. Parole che sono sopravvissute alle culture egemoni, rifugiandosi tra uliveti e pietre. Nei cortili che hanno disegnato architetture e comunità che ancora oggi sono espressione viva di una cultura, per sua natura, ospitale. Nell'anno 1000 il Greco copriva l'intero territorio sino all'asse Taranto-Brindisi. Unico idioma parlato, il greco, sancì la centralità culturale di Terra d'Otranto, rendendo la meta di studiosi della corte di Lorenzo il Magnifico. A loro si deve il salvataggio di importantissimi codici, quando i turchi distrussero il tempio nel quale era custodita la cultura greca. Ne Il nome della rosa, Umberto Eco racconta questo episodio. L'area grecofona si restrinse sempre più sotto l'influsso linguistico italo-romanzo e per la progressiva perdita del rito greco avviata con i Normanni. Ad oggi questa cultura, ancora viva e vitale, abita Stin Cardia, nel cuore del Salento. Il Parlamento italiano ha riconosciuto la comunità greca del Salento come gruppo etnico distinto. Lo status di minoranza linguistica ha favorito la costituzione di un consorzio di 12 comuni. La Grecia salentina va intesa, infatti, come un sistema turistico integrato, le cui località, attraverso un buon livello di servizi, offrono la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e quello naturalistico. L'obiettivo è quello di sviluppare e promuovere un modello di sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone. La Grecia salentina è la terra custode del greco, la lingua che per secoli ha scandito la vita e le relazioni tra le genti del meridione d'Italia. Un percorso tra storia, natura e cibo, quando i suoni non sono quelli frenetici della taranta, ma altri canti e parole di rituali ugualmente antichi e intrinsecamente connessi alla vita della sua comunità.